Ragazzi, buongiorno. Parlo piano, non lo so perché, perché tanto Alice non c'è, è a casa sua. Questa mattina, ragazzi, ebbene sì, facciamo 5 anni insieme. Purtroppo sono 5 anni che io sopporto quella... Scrivete poi nei commenti voi il termine di Alice. E che cosa faremo quest'oggi? Oggi andremo a farle un regalo. Ho già chiamato la fioraia per farmi fare un bel mazzo di fiori, ma di quelli proprio potenti, prepotenti, che poi andrò a consegnare ad Alice verso ora di pranzo che arriverà. E ora ho chiamato il mio assistente qua dietro, Zuerrito. Saluta Zuerrito. Ciao ragazzi. Che mi aiuterà ad andare a scegliere un regalo da fare ad Alice di nascosto. Chissà se anche lei avrà fatto questo video a casa sua per me. Dubito, perché sono solo io che faccio queste bellissime e splendide cose. Comunque Alice, un po' sto dubitando perché sono 10:30, io sto continuando a scrivere Ali, dormi, lei non mi risponde, io non ci credo che sta ancora dormendo perché lei si sveglia presto, quindi secondo me anche lei mi sta preparando qualcosa. Ma vediamo chi farà il regalo migliore, Alice di merda. Ragazzi, guardate Zuerrino che cosa mi ha regalato al ritorno da Tenerife, un portachiavi di Bakugo, bellissimo, guardate che figo. Dekita! Ragazzi, sono 10:44, io dubito che Alice dorma ancora perché non mi risponde e qualcosa mi puzza. Allora raga, siamo qui, ci sono 75.000 gradi all'ombra, quindi penso di squagliarmi. Direzione borsette o queste cose qui, vestitini. Speriamo di fare un regalo accettabile, quantomeno più bello sicuramente di quello che mi farà lei. Ragazzi, penso di prenderle tutta la collezione della serie The 100, The 100, non so come si pronunci, io non l'ho vista. So che lei è patita di questa serie, voleva pure tatuarsi una frase. Per fortuna non l'ha ancora fatto. Quindi ho deciso di comprare, oddio, tutta la collezione. Ragazzi, regalo effettuato, ci ha regalato pure delle caramelle, quindi che dici Zuer, le caramelle sono il tocco di classe? Dovremmo prima assaggiarle. Ragazzi, ma che altro aggiungere? Dite voi se c'è qualcos'altro da aggiungere, io non trovo nulla da dire. No, sono il numero uno, non c'è niente da fare. Raga, ma di cosa parliamo? Ma vai, ma vieni, ma chi sono, Pirletti, dimmi. Ho sbagliato. Ragazzi, ho sbagliato perché nel bigliettino, questo qua è il bigliettino delle rose, che poi deve essere messo con una mollettina, ho scritto il bigliettino che avrei dovuto scrivere invece nel regalo, nei libri. Ho sbagliato tutto, perché cioè lei ha, immaginate che aprirà le rose e c'è scritto il bigliettino che parla del regalo di Tenerife. Ah, forse voi vi state chiedendo perché Tenerife, cosa c'entra Tenerife con questo regalo? Semplicemente perché questa serie, The 100, lei l'ha iniziata a Tenerife, quindi diciamo che è una cosa che la lega molto, e secondo me appena lo vedrà questo libro, questi libri. Hanno suonato? Non sarà lei? No, è mio padre. Ragazzi, e con questo sobrio copriletto di Topolino, ecco qua i regali che lei vedrà appena entrerà da questa porta. Quindi lei entrerà e vedrà questo, a parte il disordine che c'è sulla scrivania, vedrà i fiori con il suo regalo. Quindi speriamo, ragazzi, che il video venga bene, perché adesso questo qua, il telefono, dovrò nasconderlo da qualche parte, perché non è che qua giochiamo alle Barbie. 998 999. Allora Zuer, che è a più o meno l'altezza di Alice, mi farà da cavia, quindi io devo cercare adesso, forse meglio col grandangolo, di cercare un posto in cui metterlo. Ma io potrei anche metterlo proprio qui in vista. No, però poi lei lo vede. No, vabbè, ma chi se ne frega che si capisce. Ma se lo metti là sopra? Ah, vediamo così se si. Così non dà per niente all'occhio. No. No, come? Cioè, non è che tu entri in camera. Beh, magari si concentrava solo sui fiori. Ma certo, vedi dei fiori là, non è che guardi il telefono. Ma poi se guardi il telefono, chi se ne frega? Cioè, non è che... Allora ragazzi, il telefono lo metterò lì dietro. Ora giustamente non posso farvelo vedere perché come faccio? Sì, sarà tipo così con soltanto... Bravissimo.
telefono di Zwer con soltanto questo. Non penso che dia l'occhio, perché guardate ragazzi, lascialo lì. Cioè, una quando entra, onestamente guarda quello, non va a vedere che qui c'è il telefono, che poi tra l'altro neanche si vede perché il mio telefono è nero. Quindi boh, chi se ne... Raga, è arrivata, sta salendo, speriamo che sta riprendendo, mamma mia, speriamo che stia riprendendo, ci vediamo dopo, ciao. Later. Belli, eh? Fatti da me in persona. Ti piacciono? Sei contenta? Mentre tu dormi. Ti speravi, eh? Dov'è il mio regalo? Non ho preso niente. Quindi secondo me anche lei mi sta preparando qualcosa. Guarda, mi hai copiato. Anzi, quello è per Tom, l'ho preso per Tom. Penso a te. Quindi secondo me anche lei mi sta preparando qualcosa. Vabbè, ma io ti faccio una sorpresa al 22. Mi fai una sorpresa al 22? Non so neanche che cosa, non lo sa nessuno. Ti ho fatto un bigliettino qua. Guarda. Ti ho fatto il video. Te lo giusto, io non me l'aspettavo stavolta. Per forza, hai dormito fino alle 11 e mezza. Perché mi hai detto, dormi pure fino a mezzogiorno, non ti preoccupare. Certo. Sì, ma cosa vuoi? Prendi sto bigliettino. Non lo trovo. Qua. Ah, non lo vedevo, te lo giuro. Quello è in allegato, c'è quello. Dove sei andato? Che ti interessa quando sono andato? Ma guarda che è un picciona. È un piccolo regalino. Te lo sei fatto da solo, regalino? No, l'ho fatto per te. E lo vedrai che l'ho fatto per te. È Promise Neverland, già capito? No. No? No, l'ho fatto per te e basta. Ma leggi cosa c'è scritto. Ti ho scritto Tenerife. Cosa c'entra The Promise Neverland? Però... No, sì, non me li rovini. Tutta la saga. Dai, vabbè, addirittura per un libro ti commuovi. Non pensavo che... Tutta la saga per te. Cioè, hai pensato, siccome non ti sei fatto il tatuaggio perché hai paura del tatuatore, ti regalo la saga. Hai pensato a quello? Ma buttato sotto, sì. Ti ha fatto spaventare. Ma sì, è un pezzo di carta. Allora, ragazzi, Alice è seduta, tipo psicologo. Adesso io mi la... Mi ha detto, sediti qua davanti a me, tipo psicologo. Adesso io la interrogerò. E che dire, io ci sono... Quindi ti devo interrogare, ti devo fare io le domande. Ah, non che mi fa... Allora, prima domanda: ti è piaciuta la sorpresa? Sì. Ok, questo quando fa la vocina da ritardata è perché veramente è felice. Vedete? Vedete, parlo proprio di questa vocina qua. Ma scusate, ma poi c'è un avuto un fidanzatino che vi fa tutte queste cose. No. Non dire così, che magari hanno un ragazzo ancora meglio di me e quindi non poi mi fanno sentire uno stupido nei commenti. Comunque, che altro regalo vorresti il prossimo anno? Così poi quando mi dimentico basta che guardo questo video. Allora, amore, per il prossimo anno, cioè tra un mese vorrei... No, tra un mese, il prossimo anno non è tra un mese, è tra 12 mesi. Il prossimo regalo, cioè tra un mese, subito dopo la casa, la Jeep Compass, grazie. Alla macchina. Ah, beh, 2021, grazie. Devo dire che comunque la tua visione della vita è abbastanza umile, cioè... Io sono sempre rimasta umile, però tu mi hai fatto un po' montare la testa. E quindi adesso mi devi comprare la macchina, grazie. Ragazzi, Mirko si sta sistemando i capelli, che non ha più a causa mia che gli faccio tutte queste richieste. Madonna, ma veramente tanti me ne mancano, perché sono sotto la fonte di luce, per quello. Aspetta che... Ah, vai al buio, va così da sé! Metto qua. Dai, oh, bastarda, non mi prendere in giro. Ragazzi, il video finisce qua perché altrimenti mi farei del male. Perché? Perché stai continuando a farmi richieste, la macchina, quello, quell'altro. Chiudo io il video, taglio corto, dicendo che... Ma scusa, guarda che la domanda me l'hai fatta, me la devi esaudire. Ciao. No, ciao niente. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.